Ciao a tutti e bentrovati ad una nuova recensione. Oggi ci discosteremo un attimo dal mondo Transformer e Diaclone per vedere qualcosa che è un po' fuori dal mio target, ovvero un Gundam o Gundam, come preferite. Questo è il Motor Nuclear by Key, una rivista del primo pezzo di Motor Nuclear. Si ispira al mondo gundamico, anche non essendo un prodotto canonico, e ovviamente, come vedete, si trasforma in un drago. Tendenzialmente ho abbandonato il mondo dei Gundam da quando non costruisco più Gunpla per mancanza di tempo e di spazio per poi esporli, ma questo era troppo bello per lasciarlo indietro. Esteticamente mi piace tantissimo, molto ben dettagliato, scala 1,72, dovrebbe far parte di Metal Build, ma ripeto, non è un prodotto ufficiale, quindi alquanto. Nonostante questo è estremamente ben dettagliato e ben realizzato. Adesso lo andiamo a vedere. Quindi abbiamo, come dicevo, questa alt mode in dragone. Prende l'improponibile nome di Yupo Yanwang Dragon, se non erro vuol dire drago di giada o qualcosa del genere. Bello pesante, ci sono molte parti diecast. Maneggiarlo non è semplicissimo, in quanto, come dire, è pieno di spine, quindi oltre ad essere delicato, punge. Vediamo qualche particolare della testa. Molto bella la vernice metallizzata rossa, sia qui che sulle spalle. Nella bocca c'è un cannone o un lanciafiamme, più probabilmente. Vediamo, pieno di bei dettagli. Mi piacciono tantissimo le ali. E l'unica cosa che mi lascia un po' la colorazione, nel senso, questo giallo, dettagli rossi, bianchi, tutti bellissimi, però questa tonalità di giallo che per me non è il massimo. La seconda uscita, cioè una Fenice, in realtà è bianca e nera, e per quanto mi riguarda avrei preferito magari la vernice sul giallo, insomma, che ci può anche stare, e il drago bianco e nero, ma insomma ci può anche stare. Allora, vediamo, ogni giuntura è su ball joint, quindi si muove abbastanza liberamente, per quanto tutte queste punte limitino un po' la cosa. La bocca si apre e si chiude. Le spalle hanno ampia libertà di movimento, ovviamente fin quando ali e tutto il resto permettono, ma la giuntura permette ogni tipo di movimento che ci può venire in mente.
il braccio può ruotare e può piegarsi su questa doppia giuntura. Qui ci sono gli artigli, sono vibili tra di loro e anche il polso può ruotare di 360 gradi. Questa zona, anche ben articolata, la vedremo magari dopo in bot mode. Questo pezzo qui anche su ball joint, quindi si muove liberamente. Ginocchio sempre su doppia giuntura, quindi si muove bene. Vedremo anche questo meglio dopo. In modalità dragone è un po' un casino far vedere queste cose. Questo si adatta al movimento che gli vogliamo far fare. Anche queste due punte si aprono e si chiudono. E il piede può ruotare, inclinarsi, muovere gli artigli e la parte anteriore separatamente. Per quanto riguarda la coda, come per la testa, tutto ball joint, quindi si muove tranquillamente. Il primo, fatto dovuto al peso di tutto il resto, non mantiene benissimo la posizione in questa modalità. Però solo il primo. Tutto il resto sono molto rigidi, quindi mantengono tranquillamente. Andiamo a vedere le ali, possono ovviamente essere aperte e chiuse in questo modo, possono andare avanti e indietro. Per aprirle apriamo l'artiglio anteriore, questo qui, e tiriamo verso l'alto. L'effetto che dà è veramente veramente bello, lo andiamo a vedere meglio dopo insieme a tutto il resto. E cominciamo a vedere uno degli accessori presenti, che non sono pochi, in questa scatola. Ovvero questo veramente bellissimo stand. Vediamo, riporta il logo del motor nuclear. Il supporto a forma di collo e testa di drago, bellissimo, veramente bellissimo. Può agganciarsi in due punti qui e qui. Sollevarsi e bloccarsi tramite questa levetta, sollevare questo che si blocca tramite questo pezzetto della criniera, diciamo, in modo che non cada, e può orientare questo perno qui sopra che, premendo questo bottoncino, si blocca in posizione. Il tutto mantiene molto molto bene il peso, solo questo qui a volte tende a scendersene, ma solo se non si posiziona bene questa levetta, altrimenti mantiene tranquillamente il peso del robot in bene o male qualunque posizione gli facciamo assumere.
uno dei supporti presenti serve appunto per la, in questa modalità drago, ed è questo qui. Si incastra in questo modo. Come sempre mi scuso per l'insufficienza delle parti della base in queste recensioni che richiedono più spazio, e qui ne servirà veramente tanto di spazio. E lo andiamo ad agganciare qui sotto, tra il petto e questa parte inferiore. Ecco qui, una volta fatto, come vedete, mantiene tranquillamente il peso, anche la stabilità è piuttosto buona, per quanto non sia proprio del 100%, nel senso, vedete, un po' traballa con una spinta forte ovviamente che dà dal supporto, anche perché è solo poggiato in questa modalità, anche se sulla parte posteriore si incastra abbastanza bene con questi pezzi qui, quindi mantiene piuttosto bene. Semplicemente occhio a non dargli spinte pesanti. Ripeto, esteticamente bellissimo, e in questa modalità drago non dà neanche il 100%. Lo preferisco ovviamente in modalità robotica, ma già così è veramente figo. Ora andiamo a richiudere le ali per il momento. E vediamo la trasformazione in robot. Quindi ovviamente, come si poteva immaginare, soffre di part forming, non troppo spinto ma neanche poco. Adesso vediamo, quindi cominciamo a togliere questi due pezzi. Sempre molto belli i dettagli, qui c'è questa plastica clear rossa. Li mettiamo da parte. Andiamo a rimuovere tutta questa sezione, quindi tutta la testa. Approfittiamo per vederla meglio. Qui ci sono tutti gli snodi. Ed è veramente, veramente figa. Mettiamo da parte.
Ora, per non sbilanciare troppo, passerei alla coda. Quindi facciamo così, togliamo prima la coda, vedete qui c'è il connettore, mettiamo da parte per non fare disastri, andiamo a rimuovere questo pezzo qui. Vedete, la coda si incastra qui dentro. Ora, volendo, le ali li potremmo anche lasciare in posizione, ma complicherebbero inutilmente tutti i passaggi, quindi li andiamo a togliere. Più da vicino, qui c'è vernice metallica e plastica clear. Vediamo, qui sotto c'è un propulsore. Rivediamo il meccanismo di apertura. E sono veramente, veramente belle. Ora, infine, prendiamo questo e l'ultima parte da rimuovere è questo supporto qui, che serve a mantenere lo scudo che abbiamo visto prima e la coda in posizione. Qui c'è, vedete, il connettore e si aggancia qui. Quindi tutta questa parte qui la andiamo ad abbassare, chiudiamo queste ali laterali. Raddrizziamo le gambe. Ruotiamo il piede, chiudiamo l'artiglio posteriore, sistemiamo questi pannelli qui dietro. Ruotiamo tutta la parte superiore, abbassiamo questi, raddrizziamo le spalle, di solito si mantiene in piedi tranquillamente anche da solo senza stand. Essendo la base di questi pannelli parecchio irregolare, c'è qualche difficoltà in più, però alla fine ci si riesce. Sistemiamo meglio le spalle, andiamo a chiudere gli artigli
verso il lato posteriore dell'avambraccio, così. Facendo così, riveliamo un peg, un alloggiamento per un peg qui sotto. Fatto questo, andiamo a prendere alcune delle mani presenti in questo set. Eccole qui. Vedete, qui c'è lo stesso pezzo che abbiamo tolto prima, serviva a simulare la presenza di tutta questa parte sull'avambraccio, come se fosse stato richiuso in modalità drago. Qui c'è il peg che adesso andiamo ad inserire. Vediamo che le dita sono tutte articolate singolarmente. Ed in più punti. Infine, per adesso andiamo a montare la testa. Eccola qui. Esteticamente bellissima, a mio parere. Possiamo muovere il collo così. E poi c'è il ball joint che sostiene tutto, quindi la testa ha ampia libertà di movimento. E tra l'altro il ball joint è trasparente, quindi aprendo questo sportellino, qui sotto troviamo un vano per mettere le pile. Qui c'è l'interruttore, accendiamo. E come vedete si illumina negli occhi e parte della testa anteriore e posteriore. L'effetto che dà è veramente veramente figo. Anche se purtroppo risulta poi un po' vuoto quando non sono accesi. Non so, questa feature mi piace. Molto bello questo effetto dell'occhio così acceso, però magari visto che uno non può tenere sempre non lo può tenere sempre acceso, magari dipinto con questa stessa tonalità, non lo so, devo dire la verità, mi piace ma non al 100%, è solo un peccato non poterlo tenere sempre acceso, questo è tutto, che veramente mi piace un sacco. Andiamo ad incastrare così. Ora, prima di far vedere le ali e gli altri accessori, come diamo uno sguardo alla posabilità del modello, perché dopo sarebbe un casino con tutto il peso delle ali e la loro grandezza. Allora, partendo dai piedi, come abbiamo visto, possono ruotare tranquillamente. In modo laterale, questi pezzi si adattano alla posa che gli vogliamo dare. Possono ruotare di 360 gradi, già l'abbiamo visto. Le gambe
c'è una doppia giuntura qui dietro, quindi si adatta abbastanza tranquillamente alla posa che gli vogliamo dare. Le giunture delle gambe sono belle toste, si possono muovere sia così. Ecco, così, diciamo arrivano più o meno massimo a questa altezza per quanto riguarda questa zona qui. Poi il ginocchio, vedete, c'è una doppia giuntura che permette di muoversi liberamente. E poi c'è questo pannello che si adatta alla posa. Qui nella zona posteriore, bene o male, funziona alla stessa maniera. Con questi che si adattano al movimento. Stessa cosa per queste due ali su ball joint. Petto e bacino, l'abbiamo già visto, sì, cioè possono ruotare di 360 gradi, possono alzarsi e abbassarsi in questo modo. Spalle, vedete qui c'è l'articolazione. Ricordiamo che lo scheletro, l'interno è tutto die cast. Già visto il gomito e la testa. Vediamo che dettaglio sul posteriore. Molto belli questi dettagli qui. Qui c'è l'interruttore per accendere e spegnere gli occhi. Peccato che una volta messe le ali sia nascosto, quindi c'è bisogno di rimuoverle per vedere il pulsante, insomma. Andiamo a prendere le ali e insieme a queste vediamo il secondo supporto che esce dallo scatolo. Ovvero questo qui. Un altro presente è anche questo e permettono di agganciare il modello, questo qui, agganciare qui sotto. Ma fino ad ora l'ho usato molto poco. Mentre questo qui si adatta alle ali. Quindi vedete, prendiamo le ali, il supporto si sistema qui tra le due giunture.
si aggancia poi qui sulla schiena. Un attimo, quindi sistemiamo, lo mettiamo più in alto, altrimenti toccherebbe a terra il modello. Raddrizziamo. Per adesso lo lasciamo così in modo che sia più stabile. E cominciamo con gli accessori. Abbiamo questo scudo. Che si aggancia a questo supporto. E può essere montato su entrambe le braccia alzando l'artiglio centrale. Qui sotto c'è un alloggiamento per questo peg qui, può essere agganciato in questo modo. Diciamo, non è proprio bellissimo visto così, perché il supporto lo allontana di parecchio dal braccio, si vede questa parte disconnessa, ma capisco la necessità di preservare il movimento poi delle mani e delle braccia, quindi è relativo. In questa modalità possiamo anche agganciare di nuovo la coda. Così, in modo che ovviamente funga da sorta di frusta. Oppure possiamo toglierla e riempire lo spazio vuoto con questo pannellino. Così. Andiamo a togliere. Volendo è anche possibile storarlo dietro la schiena, rimuovendo il supporto da braccio. Dobbiamo poi togliere questo pannellino rosso.
Eccolo qui. E ci andiamo a sistemare quest'altro supporto. Lo agganciamo qui come per l'altro. E lo sistemiamo sulla schiena. In questo modo lo scudo può essere portato come se fosse un'estensione dei pannelli delle ali. Diciamo ci sta bene, c'è di meglio, magari adesso vediamo anche le altre possibilità, ma così non è male. Sempre sulle ali possiamo togliere il propulsore, questo qui, e vedete, ha lo stesso tipo di aggancio della coda, quindi ovviamente possiamo sostituirla. In modo che la coda spunti a questo punto dalle ali. E questa modalità mi piace, diciamo la coda è un ingombro in più. Però esteticamente tenuto esposto guadagna. Tendenzialmente l'avrei preferito con il propulsore. Poi guardandolo, tenendo presente l'alt mode e la sua ovviamente somiglianza ad un drago, mi piace più con la coda equipaggiata. Prima di rimettere il pannellino rosso, andiamo a vedere un altro accessorio che possiamo attaccare qui dietro, ovvero la rastrelliera. Vedete, si sistema così e ovviamente serve a trasportare le tre armi presenti in questa confezione, ovvero due spade ed una sorta di lancia. Adesso le andiamo a vedere. Questa è una delle due spade. Ovviamente l'altra identica. Mentre la lancia è composta da due sezioni. Quindi abbiamo questa parte qui che uniamo alla sezione superiore. In modo da avere quest'arma molto bello come tridente e ha come dettaglio sotto questa plastica verde clear il logo della Motor Nuclear. È veramente veramente figo. Adesso andiamo a vedere equipaggiato. Anche se risulta un filo ingombrante. Quindi per le spade è molto semplice, basta o spingerle verso il basso oppure rimuovere questo pezzetto qui e
farle scorrere. Vediamo, si può anche adeguare ovviamente al movimento delle ali. La coda sta un po' tra i piedi. Può sia ruotare in questo modo che in questo. E infine il tridente può essere storato o in maniera dritta, cosa che quando c'è la coda risulta molto difficoltosa, oppure ruotando un po' il supporto. E facendolo finire di lato. Ovviamente così facendo può essere che tocchi un po' le spade, c'è da sistemarle un po', ma ci si riesce. Può essere storato sia così, sia che con la lama rivolta verso il basso. In entrambi i casi, dove la lama tende a pendere un po', quindi regolatevi voi come più vi piace. Visto questo, andiamo a rimuovere la rastrelliera, rimettiamo il pannellino rosso, che lo preferisco così, insomma, la rastrelliera con le due spade è bella, ci sta bene, ma lo preferisco così, è più pulito, e inoltre le spade solitamente le tengo equipaggiate sulle mani, quindi il tridente va a farsi benedire perché è troppo ingombrante. Passiamo alle mani. Come dicevo, ci sono vari tipi di ci sono tre tipi di mani equipaggiabili. Quindi abbiamo queste qui con le dita articolate o questi altri due tipi. Queste sono fisse e mantengono le armi impugnate in maniera dritta oppure in maniera inclinata. Andiamo a recuperare le tue spade in modo da vederlo meglio. Quindi per equipaggiarle leviamo questo. La facciamo scorrere tra le dita. E lo rimettiamo. Vedete, questa qui ha un'impugnatura parecchio inclinata, mentre l'altra risulta anche un po' più ostica da equipaggiare. Ecco qui. La mantiene in maniera più dritta. Ecco Sostituisco un attimo quell'altra, le ho prese
entrambi dello stesso lato, ecco qui. In questo modo possiamo vedere la differenza tra le due impugnature. Ora c'è un ultimo accessorio presente in questo modello. Ed è il motivo per cui prima dicevo che richiederà un casino di spazio, ovvero gli effetti di luce delle ali. Quindi apriamo le ali. E qui diventerà estremamente complicato inquadrare il tutto. Cominciamo così. Allora, l'effetto di luce è composto da due elementi, uno superiore e uno inferiore. Questo qui è quello inferiore e questo qui è quello superiore. Ora non sono comodissimi da equipaggiare ed una volta fatto richiedono veramente un casino di spazio per essere esposti. Quindi facciamo scorrere, vedete, la parte centrale qui dentro. Sto mettendo al contrario. Facciamo scorrere questo peg qui nell'alloggiamento che c'è qui sotto e questo qui lo incastriamo qui dentro. Così. Prendiamo quest'altro. E stesso discorso, la parte superiore deve scorrere qui all'interno, questa qui e quest'altra peg qui dentro. Poi ci sono queste due scanalature qui che devono collidere in questo modo. Vedete l'effetto che risulta alla fine? È veramente bello, ma è estremamente ingombrante, cioè non ci va in un mobile standard, non ci va. Quindi mi dovrò ingegnare per tenerlo esposto, perché sarebbe un peccato non metterlo, anche se l'ala sta bene anche da sola e con questo guadagna ancora di più, ma è esageratamente grande. Andiamo a metterlo anche da quest'altro lato. Eccolo qui.
Ed ecco qui con tutti e due gli effetti montati. Come vedete, il risultato finale è bello, imponente. Adesso non posso neanche girarlo più sul supporto qua sulla base. Ma ne vale la pena. È veramente, veramente bello. Vediamo se riesco ad alzare un poco lo stand. Senza fare disastri. Ecco qui. Come vedete, lo mantiene tranquillamente alzato. Mi cerco di dare una certa forma. Ecco. Purtroppo il supporto delle ali mantiene, ma fino a un certo punto, quindi dovendolo mettere in posa fate molta attenzione. Cerchiamo di far spuntare la coda. Vorrei riuscire ad inquadrarlo meglio, ma purtroppo le dimensioni sono quelle che sono e non ci si riesce perfettamente. Bene, questo credo sia tutto per quanto riguarda questo modello. Ripeto, è riuscito a farmi cambiare idea sulla convinzione di non prendere altro se non Transformers, se no le cose che vertono quello che è il mio campo attualmente. E esteticamente per me è uno dei mech più belli che abbia mai visto. Mi piace tantissimo, adoro i draghi, adoro le armature, adoro i robot. È un misto di tutto e per quanto mi riguarda è bellissimo, non bello ma bellissimo. E ripeto, l'unica pecca per qua, secondo me, è questa colorazione che avrei visto meglio sul modello a fenice, mentre questo, secondo me, bianco e nero avrebbe reso ancora meglio. Se mai ne uscirà una versione bianca e nera, cioè con un'altra colorazione, se non proprio nera, che sarebbe il top. Sì, per rendere una cosa figa ancora più figa basta colorarla di meno, di nero secondo me. Mi ci lancerò sopra ad occhi chiusi, perché starebbe veramente fantastico. Comunque, grazie a tutti per avermi seguito, spero che anche voi abbiate gradito questo fantastico modello.
Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Passate per la pagina Facebook per vedere qualche altra fotografia. E noi ci vediamo alla prossima recensione.